Ciao a tutti, le prime impressioni sono sicuramente molto positive, c'è un centro sportivo in cui si può lavorare molto bene, lo staff mi è sembrato subito molto disponibile, il mister è preparatissimo, quindi c'è tutto per far bene, anche i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi, è un gruppo solido, compatto, di bravi ragazzi. E quindi sono sicuro che faremo una grande annata. Allora, questa è sicuramente una stagione importante per la Cremonese e immagino una stagione molto importante anche per te perché dovresti ricoprire un ruolo di tanti minuti, diciamo, in questo campionato. Come affronti questa esperienza e quali sono i tuoi obiettivi personali? E poi ti faccio anche una seconda domanda, se sei avvezzo al gol qualche, insomma, qualche volta ti è capitato. Ma sì, obiettivi personali non ce ne sono, nel senso sì, l'obiettivo è quello di fare una grande stagione, giocare più partite possibili, ma l'importante alla fine è la squadra, riuscire nei momenti di difficoltà a uscirne insieme e poi quando le cose vanno bene continuare su quella direzione, quindi battere ogni allenamento per migliorarci, per seguire le indicazioni del mister. E quindi sarà importante soprattutto a livello di squadra raggiungere determinati obiettivi insieme. Intanto ciao, benvenuto. Ti chiedevo, ecco, insomma, cosa ti aveva convinto dopo 2 stagioni in Serie B, insomma, della proposta della Cremonese. No, ma il progetto mi sembra l'ideale per la mia crescita. E vengo da due piazze importanti come Ascoli e Spal, ma la Cremonese è una piazza importantissima, dove, ripeto, c'è tutto per far bene e niente, dobbiamo metterci a disposizione del mister, seguirlo al 100% e sono sicuro che faremo un grande campionato. Che hai iniziato affrontando anche dei sacrifici partendo dal tuo paese, arrivando poi a club importanti come la Lazio e la Roma e poi una lunga appartenenza alla Ternana. Quello che volevo chiederti è quanto sei legato al tuo paese, alla tua terra e quanto ti ha dato, insomma, nel formarti come uomo, non tanto come calciatore della tua terra. Ma sì, sono legatissimo alla mia terra, anche perché da piccolino giocavo con tutti i miei amici e diciamo che inizialmente era più un divertimento, andavo al campo dopo la scuola, mi divertivo sempre con la passione giusta e la carica magari un giorno di arrivare a grandi livelli. Però sì, mi ha dato tanto. L'estate quando torno mi alleno sempre al campo del Civita, del mio paese. E quindi niente, è bello rivedere magari i bambini piccolini che stanno lì, ti vedono, ti ammirano e magari facevo stessa cosa anch'io quando ero più piccolino e vedevo magari Tuia che adesso sta a Lecce, lo vedevo con occhi di ammirazione. Bellissimo ricordo di Leonardo, prego Fabrizio. Allora, ci sono state, chiaramente è stata un'estate particolare e lo sarà ancora. Le due cose fondamentali, quanto hai visto l'Europeo e quanto ha dato l'Europeo dell'Italia a tutto il movimento calcistico e come si può tradurre dal punto di vista sportivo anche per un giovane. E la seconda cosa, chiaramente non ci si può dimenticare, siamo ancora con la mascherina e con il Covid, quali sono impressioni dal punto di vista della vaccinazione, nel senso, visto che si parla molto di calciatori, si vaccinano o non si vaccinano, se c'è una tua idea in merito. Sì, innanzitutto la prima domanda, l'Europeo l'ho visto con degli occhi da tifoso, ma parecchi ragazzi li conoscevo, che hanno la mia età e giocavamo insieme nelle nazionali under 19 under 20, Chi, per esempio? Locatelli con il Sassuolo, Pessina, Barella, ce n'erano tantissimi. E quindi niente, li vedevo con un occhio di ammirazione perché sono ragazzi che conosco benissimo, ragazzi spettacolari soprattutto dal punto di vista umano e quindi niente, secondo me deve essere da esempio per tutta l'Italia
L'unione di gruppo che c'è stata proprio in questo europeo, secondo me è stata la forza del gruppo a spuntarla alla fine, e quindi bisogna seguirli come esempio. E per quanto riguarda il Covid e le vaccinazioni, ti dico che io sono a favore delle vaccinazioni per tornare ad una vita il più normale possibile, sembra assurdo, però è così. E quindi niente, speriamo si risolva tutto il prima possibile e tornino anche i tifosi allo stadio, che secondo me sono l'aspetto principale per una squadra. Prima accennava insomma la tua duttilità, hai giocato su entrambe le corsie, a volte anche da centrale, al di là che poi sarà ovviamente il mister così che ha impiegato dove ritiene, se c'era qualche preferenza da parte tua, qualche. Ma ti dico, preferenza alla fine non ce n'è, dove il mister mi mette cerco di adattarmi al 100% in quel ruolo, cerco di farlo mio, mi trovo bene sia a destra che a sinistra, ho fatto anche il centrale, in una difesa a 3, una difesa a 4, ho fatto un po' tutti i ruoli, quindi dove mi mettono in gioco con la massima disponibilità e niente, alla fine no, non conta il ruolo, ma conta, la testa con cui lo fai, secondo me. Quindi niente, sarà scelta del mister, mi metterò a sua disposizione. Se non sbaglio, tu sei seguito da una mental coach, giusto? Sì, ho lavorato gli ultimi 2 mesi con Mara, sì, bravissima, molto preparata, e mi sono trovato da Dio e sono stati fondamentali gli ultimi 2 mesi alla spalla e quindi niente, mi sono trovato da Dio. Testa, io dico sempre che è il 90% di un giocatore, perché le qualità ce ne sono anche in categorie inferiori, calciatori fortissimi, che magari dice, se quello aveva la testa stava in Serie A, e poi alla fine la testa che conta è quella che secondo me fa la differenza per le categorie, ecco. Se conoscevi già qualcuno dei compagni della nuova squadra e se sei come esterno basso, più difensivo o più difensivo come dire che ti sono. Sì, allora di compagni ne conoscevo diversi, Vido, Alzania, Ocoli, abbiamo giocato insieme l'anno scorso alla SPAL, Ravanelli del Sassuolo, e abbiamo fatto il recupero dall'infortunio insieme, quindi no, parecchi ne conoscevo. E niente, per quanto riguarda il mio ruolo, come terzino, sì, sono sia uno di spinta che difensivo, quindi diciamo che sono abbastanza equilibrato come terzino, non spingo né tantissimo né difendo che sto sempre bloccato, cioè sono un terzino equilibrato, Hai un modello in questo, c'è un giocatore di riferimento che ti ecco. piace Ma molto giocare? modello in particolare nessuno, fin da piccolino mi è sempre piaciuto Maldini per la carriera che ha fatto, l'ho sempre ammirato moltissimo. Però come idolo, ecco, più che altro.